pomeriggio, gentili telespettatori, e ben ritrovati al TRCB Notizie. 11 ordinanze di sgombero ad altrettanti nuclei familiari per un totale di 25 persone sono state disposte dall'amministrazione comunale di Mesagna a seguito della situazione critica in cui versa il centro storico della città. Un dato in evoluzione, visto che i controlli continuano e continuano anche a cura di un geologo che sta studiando il sottosuolo. I particolari in questo servizio. Questa mattina stiamo effettuando dei sondaggi con il georadar, con l'ausilio di uno specialista, del geologo Gianfreda, per capire e visionare che cosa sta succedendo nel sottosuolo del centro storico. In particolare noi potremo avere delle notizie che potrebbero aiutarci nella verifica di eventuali cavità o eventuali flussi sotterranei della rete idrica. E, attraverso questo monitoraggio e queste notizie potremmo essere in grado di capire se ci possono essere ulteriori smottamenti o problemi anche nel resto dell'abitato, oltre che su questo isolato. La cosa importante di questa verifica è anche quella diagnostica, perché ancora ad oggi non abbiamo capito la causa di questo dissesto, o meglio, una causa potrebbe essere la perdita idrica, anche perché abbiamo chiesto all'acquedotto pugliese da quanto tempo c'era questa perdita idrica, che l'acquedotto ha detto di lieve entità, e ancora non abbiamo questo dato, che è molto importante per poi rilevare chiaramente la causa del dissesto. E quindi insieme a questo, insieme al monitoraggio della rete idrica, il monitoraggio del sottosuolo e quindi della struttura geologica sotterranea, potremo finalmente capire qual è effettivamente la causa che ha scatenato questi lievi movimenti del sottosuolo e che hanno causato questo stato fessurativo nelle abitazioni. Allora, abbiamo notificato 12 ordinanze di sgombero che riguardano l'isolato che va da via Eugenio Santa Cesaria, via Tosquets, piazza dei Tarallo in particolare, che è la zona dove c'è stato uno stato fessurativo che è un po' più evidente. Tra l'altro, tramite anche personale nostro, abbiamo posizionato dei vetrini sulle lesioni per monitorare continuamente eventuali ulteriori spostamenti. Ed ora passiamo alla cronaca. 7 ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite questa mattina dagli agenti del commissariato di Grottaglia nei confronti di altrettanti giovani responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio. Alle prime ore di questa mattina gli agenti del commissariato di Grottaglie, diretti dal dottor Vincenzo Maruzzella, hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di giovani compresi tra i 27 e i 20 anni, tutti considerati responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno preso spunto da una precedente operazione antidroga effettuata lo scorso mese di aprile e nella quale furono tratti in arresto in flagranza di reato il 24enne Vito Sisto e il 20enne Michael D'Amicis, scoperti all'interno di un garage nel centro cittadino di Grottaglie mentre confezionavano cocaina e marijuana. Furono sequestrati nell'occasione 24 dosi di polvere bianca e quasi 100 grammi di marijuana, oltre a tutto il necessario per il confezionamento della sostanza. I successivi accertamenti, fatti con continui appostamenti e pedinamenti nei confronti dei sospettati, hanno permesso agli investigatori di accertare che il gruppo aveva istituito nel garage, scoperto in precedenza, una vera e propria centrale di confezionamento e smistamento della sostanza stupefacente. Più volte i giovani erano stati notati entrare ed uscire dal garage con la massima prudenza e circospezione. L'intensa attività di osservazione ha posto in risalto l'attività del gruppo, che abitualmente si incontrava anche all'esterno del garage. Al termine delle indagini, i 7 giovani tratti in arresto sono Michael D'Amicis, grottagliese di 21 anni, Cosimo Santoro, anch'egli di Grottaglie, di 23 anni, così come di Grottaglie sono il 22enne Vito Sisto, il 21enne Claudio Crescenzio, Gianni Marraffa, di 19 anni, Francesco Trivisani, di 27 anni, e Donato Gatti, tutti tratti in arresto, tranne i primi due, già detenuti in carcere. L'autorità giudiziaria ha disposto per tutti gli altri di arresti domiciliari.
Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Celle Messapica hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di una pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi nei confronti di Antonio Idrontino, 59enne del posto, l'uomo riconosciuto responsabile di tentato omicidio, reato commesso a Celle il 27 aprile del 2011, deve espiare la pena di 3 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione. I carabinieri della stazione di Sandonaci e San Pancrazio Salentino, a conclusione di una mirata attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione del fenomeno dei furti di energia elettrica, hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Patronelli e Anna Turco, entrambi di Sandonaci, per furto aggravato. I militari, nel corso di un controllo eseguito con il personale dell'Enel, hanno accertato che un contatore insistente nel complesso condominiale di dismesso nel 2003 era stato manomesso allo scopo di alimentare le rispettive abitazioni degli stessi. Il contatore è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati tradotti in regime di arresti domiciliari. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Fasano, dove ieri pomeriggio protesta dei cittadini della città contro la TARES. La giunta ha approvato poco dopo la fine della protesta la proroga del pagamento e la possibilità di rivedere i conteggi. Ma i particolari li ascoltiamo in questo servizio di Mariangela Boggia. Fasano ha manifestato ancora una volta contro la TARES, lo ha fatto con un corteo da piazza Aldo Moro fino a piazza Ciaia. Rabbia e indignazione per le tariffe applicate, ritenute talvolta non idonee e sbagliate, non sono bastati i chiarimenti precedenti dell'amministrazione comunale. Cosa ha ricevuto lei? Due bollette da pagare. Uno perché c'ho mio figlio separato in casa, io disoccupato da 3 anni, e mi hanno una bolletta di 329 euro. Stamattina è arrivata un'altra bolletta a mio figlio con due persone a carico, che sarebbe io e mia moglie, da pagare 250 euro. La casa, mi hanno detto, sono 250 metri e quella lì sono 200 metri. In una casa dobbiamo pagare due persone. Boh. Rispetto agli anni passati, quanto ha pagato di più? 182 euro ho pagato. Io voglio pagare giustamente quello che ti spetta da pagare. Non voglio dare né di più e né di meno. Quello che è giusto devo pagare. Siamo scesi in piazza domenica e oggi dei signori della giunta comunale. Ce ne fosse stato uno che è sceso in piazza con noi a darci delle risposte. Il rimandamento al 31 marzo non è la risoluzione del problema, è un rinvio, ma il problema rimane. Quindi vogliamo delle risposte subito, perché noi lavoriamo, non possiamo stare in piazza tutti i giorni. Una manifestazione pacifica per chiedere di rivedere i conteggi. Siamo qui in piazza perché ci siamo sentiti defraudati da parte di questa amministrazione e noi siamo consapevoli e certi che tutto quello che è stato messo nella TARES si può cancellare, si possono abbassare i costi. Noi siamo qui in veste di cittadini per elaborare una controproposta a questo comune per alleviare il peso della TARES. Altri organismi, altre associazioni hanno chiesto all'amministrazione comunale di trovare un rimedio che può essere sintetizzato in 3 punti. Intanto posticipare o annullare il pagamento degli avvisi già inviati, ricalcolare gli importi da corrispondere eliminando quegli errori, direi orrori, che hanno fatto nel calcolo, e in più cercare di abbassare il costo dell'appalto, che è quasi di 10 milioni di euro, abbassare sedendosi a un tavolo con la Tradeco, anche con altri organismi, anche con tecnici, per vedere se c'è la possibilità di ridurre il costo mantenendo la qualità del servizio. E io personalmente, da cittadino ignorante non tecnico, credo che ci siano questi presupposti. Poche ore dopo, con una riunione di giunta, l'amministrazione ha comunicato la convocazione di un consiglio comunale d'urgenza che si terrà martedì prossimo, 28 gennaio alle 8 in prima convocazione e alle 9 in seconda convocazione. La giunta ha anche approvato un provvedimento per prorogare al 30 aprile 2014 il termine del pagamento e per rendere possibile la rateizzazione dell'importo solo dopo una specifica richiesta. Per gli importi, infatti, non superiori ai 2.000 euro sarà possibile
pagare. Pagare in 12 rate mensili, tra i 2.000 e i 4.000 in 24 rate, quelli che superano i 4.000 euro in 36 rate mensili. Sarà anche possibile prevedere per le abitazioni non adibite a residenza di chiedere la modifica del numero degli occupanti in base alla composizione del nucleo familiare e monitorare telematicamente lo stato dei pagamenti. E da Fasano a Brindisi, dove il sindaco Mimmo Gonzales tenta di continuare la sua esperienza amministrativa con una sua giunta, facendo a meno dei centristi che comunque assicurano l'appoggio esterno. Si conclude dunque l'esperienza politica del cosiddetto laboratorio. Il servizio. Ieri pomeriggio a Brindisi si è di fatto conclusa l'esperienza amministrativa del cosiddetto laboratorio. L'incontro tra i segretari cittadini di maggioranza svoltosi a Palazzo Nervegna ha determinato la definitiva frattura tra il gruppo ferrarese e il Partito Democratico. I primi hanno continuato a sostenere la via del ricambio totale con la proposta di due nuovi assessori, vale a dire Lichello e D'Angelo. Il Partito Democratico dal canto suo mantiene la linea di fermezza perché non intende cambiare due assessori che sarebbero Luperti e Rollo. Gonzales dunque darà vita ad una sua giunta. L'esecutivo, ha detto il primo cittadino, sarà presentato all'inizio della prossima settimana e non accetterò proposte ma soltanto suggerimenti. Poi andrò in consiglio a verificare se c'è una maggioranza che ancora mi sostiene. I centristi, che da qualche settimana hanno come riferimento il nuovo centrodestra, assicurano l'appoggio esterno. Se Gonzales riesce ad amministrare, relega ad un ruolo marginale i centristi. Se invece non ci riesce e non riesce ad andare avanti, sarebbero limitate le soluzioni per evitare lo scioglimento anticipato dell'assise cittadina. Il centrodestra intanto ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ma l'hanno firmata soltanto Massimiliano Giano, Mauro Dattis, Pietro Guadalupi, Giampiero Pennetta, Cosimo Elmo, Ilario Pennetta e Pietro Santoro. Manca la firma dell'ottavo consigliere, vale a dire Antonio Pisanelli. La mozione però, a norma di legge, per essere valida e per poter finire in consiglio comunale, deve essere firmata da 12 consiglieri su 32. E ritorniamo a Fasano, dove nella sala di rappresentanza di Palazzo di Città nella serata di ieri è stato presentato il 18° calendarietto realizzato dall'associazione Proselva. Vediamo. Un oggetto ormai da collezionare è il calendarietto della Proselva, tascabile e bello da sfogliare, quest'anno completamente dedicato alla fauna del territorio. È il 18° realizzato dall'associazione che prima di tutto ha a cuore la tutela e la salute della frazione collinare fasanese e che anche attraverso questo oggetto regala un pezzo di amore per quella terra. 18 edizioni, quindi il compleanno, diventa maggiorenne oggi. Speriamo di poter continuare e arrivare ancora a portare questa cultura alla portata di tutti. 12 schede illustrative con disegni realizzati da appassionati artisti, 4 donne, Rossella De Mola, Gabriella Cavallo, Melania De Mola, Dora Masi. Quest'anno c'è la pittura di 4 giovani fasanesi, anche impropriamente una fasanese perché è sposata ad un fasanese, che hanno deleziato il nostro calendarietto, infatti sono delle vere opere d'arte. C'è la scheda scientifica redatta dal professor Bari, il professore dell'Università della Facoltà di Agraria di Bari, e come sempre è una chicca perché, come dico io, trasmettiamo la cultura a gocce. Sono però ancora tante le problematiche da affrontare e risolvere per il presidente della Proselva, nella consapevolezza di considerare le ristrettezze economiche che il comune può mettere a disposizione per questo angolo naturale tra trulli e ville. Gli scopi sono tanti perché non è che si navighi in buone acque, fa tutto acqua, non solo la selva ma anche l'Italia, ecco, diciamo un po', quindi se ne risente ancora di più perché noi siamo affezionati a quel luogo. E il problema che si pone è sempre quello del verde, del miglioramento degli alberi che noi abbiamo, perché abbiamo tanti alberi che bisognerebbe curare, della casina municipale, della posta che bisogna risistemare, dei bagni, delle strade, c'è un po' di tutto, del minareto non ne parliamo, della possibilità che si possa godere davvero il benessere di questa collina, delle gravine che sono un po' abbandonate, l'oasi botanica, ci sono tante cose che dovremmo piano piano vedere se l'amministrazione riesce ad arrivare. Ecco, noi capiamo benissimo finanziariamente qual è la situazione dell'Italia, qual è la situazione della città di Fasano. Vediamo quello che si può fare.
L'assessore alle politiche giovanili e cittadinanza attiva, Guglielmo Minervini, ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulle politiche giovanili e i prossimi bandi che saranno a presto attivati. Vediamo il servizio. Con questo nuovo capitolo di Bollenti Spiriti alziamo l'asticella e proviamo ad osare. Vogliamo rivolgerci ai cosiddetti NEET, ai ragazzi che non sono più nei radar delle scuole, della formazione professionale e delle agenzie per l'impiego, i ragazzi che sono scomparsi dai radar, che hanno buttato la spugna magari a 25 anni, che non credono possibile più per loro un posto all'interno della società. Vogliamo dire anche a loro: dentro di voi c'è un talento da far emergere, quindi Bollenti Spiriti 2 è una politica che vuole moltiplicare le opportunità attraverso cui questi ragazzi possano mettersi alla prova e quindi conoscersi, imparare anche le proprie potenzialità, imparare quello che sanno fare e quello che non sanno fare. Poiché non è facile raggiungerli, è molto più complicato perché sono ragazzi che hanno spento l'interruttore, quindi molto spesso non ricevono più i segnali. Abbiamo pensato che bisognasse attivare sul territorio degli enzimi e faremo una scuola di Bollenti Spiriti attraverso cui formiamo degli animatori sociali, degli animatori di comunità, operatori che si metteranno nei territori a lavorare per aggregare questi ragazzi e poi partiremo appunto stile principi attivi con un bando specifico per dire ai ragazzi NEET che vogliono misurarsi: ci sono delle cose da fare per la propria città, e vuoi vivere questa esperienza, vuoi metterci la faccia, vuoi rimboccarti le maniche, noi ti aiutiamo, costruiamo appunto le condizioni perché anche attraverso un intervento pubblico ciò sia possibile. I dati dipendono da dove li calcoli, però più o meno un terzo dei giovani pugliesi è in questa condizione di limbo. Per la maggior parte degli osservatori questo è un enorme problema. Noi lo consideriamo anzitutto un enorme spreco di risorse potenziali, no? Si parla molto per esempio del ritorno dell'artigianato come driver per il rilancio delle imprese pugliesi. Diciamolo con una battuta, noi è un po' di anni che chiediamo ai giovani pugliesi di salvare la loro regione o il mondo con le idee. Adesso puntiamo anche a individuare delle persone che vogliono salvare il mondo con le mani, per esempio, no? Non soltanto con un approccio basato su start-up e altissima densità di conoscenza, ma anche tanti altri modi per stare nel gioco, no? Per entrarci dentro. La nostra esperienza è che le pietre che rotolano non fanno muschio, no? E che quindi è molto importante creare meccanismi aperti, facilmente accessibili, inclusivi e anche, se possiamo dirlo, divertenti, cioè attrattivi, che portino questo enorme bacino di risorse latenti, così le chiamiamo noi, a rientrare in circolo. E si svolgerà a Lecce dal 28 al 2 febbraio prossimi il 30° congresso nazionale sull'apicoltura. L'evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sala giunta di Palazzo Carafa. Vediamo. Lecce sarà la vetrina per questo 30° congresso nazionale degli apicoltori e questo grazie al consorzio Apicoltori Lecce. Quest'anno hanno scelto la città di Lecce come vetrina per il loro congresso e quindi per noi è molto importante perché comunque ci permette di far conoscere la nostra bella città a centinaia e centinaia di apicoltori professionisti che verranno a Lecce in occasione del congresso, ma verranno anche a Lecce per visitare la nostra città e per degustare i nostri prodotti. La priorità in questo momento per gli apicoltori è far sopravvivere le api. Far sopravvivere le api in un ambiente agricolo sempre più degradato dall'uso degli insetticidi. A favore di questa nostra campagna, l'Associazione Professionisti, che svolgerà il suo 30° convegno qui a Lecce per la prima volta in Puglia, sta lanciando una campagna di sottoscrizione di raccolta fondi per sostenere il coordinamento apistico europeo BeLife nella campagna di denuncia alla comunità europea delle autorizzazioni d'uso dei pesticidi. La Puglia e il Salento sono tradizionalmente territori in cui l'apicoltura è sempre stata presente nei territori. In tutte le masserie anticamente esistevano gli apiari, nei muri di recinzione delle masserie erano inserite queste pietre cave all'interno del quale trovavano alloggiamento delle famiglie di api che i contadini usavano come integrazione di reddito raccogliendo del miele nel periodo invernale. Successivamente l'apicoltura si è evoluta, il Salento e la Puglia sono rimaste un po' indietro
in confronto alla crescita nazionale, però negli ultimi 20 anni, 30 anni stiamo recuperando il terreno perso, le aziende stanno crescendo, l'associazione regionale apicoltori che presiedo si dà molto da fare sul piano, sul piano dell'aggiornamento professionale e della crescita culturale dei propri soci, e questo sta facendo sì che nascano di anno in anno sempre nuove aziende, che queste aziende siano sempre più professionali e capaci e si pongono all'attenzione dell'apicoltura nazionale in maniera autorevole. E l'organizzazione di questo convegno ne è una testimonianza e un riconoscimento. D'ora degli appuntamenti: alle 19 di questa sera la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori di Fasano, ha organizzato presso la cooperativa Progresso Agricolo in Contrada Sant'Angelo a Fasano un incontro con l'amministrazione comunale per affrontare la spinosa questione Tares, quindi si ritorna a parlare di Tares, considerati gli avvisi di pagamento con aumenti spropositati che stanno interessando anche gli agricoltori e le aziende agricole del territorio. All'incontro sono stati invitati a partecipare gli agricoltori interessati, i rappresentanti delle altre organizzazioni agricole e delle associazioni del comparto. Un appuntamento per domenica 26 gennaio anche a Brindisi: Fare Verde andrà a caccia di rifiuti con sciarpa, guanti e rastrelli. Con l'iniziativa Il Mare d'Inverno, giunta alla sua 20ª edizione in Puglia, sulle spiagge dell'ex Lido Poste, dalle 10 e a Specchiolla, i volontari di Fare Verde Puglia, armati di guanti, rastrelli e sciarpa, censiranno i rifiuti presenti sul litorale, con ora abbandonato e lontano dall'attenzione dei mass media, delle amministrazioni locali e degli ambientalisti. Quella di Fare Verde Puglia non sarà una pulizia per preparare il litorale all'arrivo dei bagnanti, ma per ricordare che il mare e le spiagge non esistono solo con l'arrivo della stagione balneare e che subiscono l'inquinamento dell'uomo per 12 mesi all'anno. Quindi l'appuntamento è per domenica 26 di gennaio. Ed ora lasciamo la parola ad ADN Cronos. Da parte mia è davvero tutto. Come sempre, grazie per essere stati con noi. Arrivederci al prossimo appuntamento. La mania di scrivere i messaggini al telefonino, anche mentre si cammina, può alterare l'equilibrio e la postura. A mettere in luce il rischio per gli instancabili manettoni del cellulare è uno studio della University of Queensland. Gli scienziati hanno esaminato in 26 soggetti sani l'effetto dell'uso del telefono cellulare sul movimento del corpo mentre si cammina. Ogni persona è stata osservata passeggiare a piedi in linea retta per una distanza di circa 8,5 metri mentre non usava il cellulare. Il movimento del corpo con il cellulare in mano è stato valutato utilizzando un sistema di analisi del movimento tridimensionale. Quando i partecipanti stavano scrivendo un SMS, camminavano più lentamente e deviavano dalla linea retta. Inoltre, chinavano la testa per usare il cellulare. Questo può influire negativamente sul sistema di equilibrio del corpo. Inoltre, scrivere o leggere SMS mentre si cammina è un rischio aggiuntivo per la sicurezza dei pedoni. Thank you.